A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti i partecipanti, docenti, referenti delle reti territoriali che supportano il progetto Scuola di Open Coesione. Benvenuti a questo webinar di lezione 2 da me, Gianmarco, e dalle colleghe che affiancano quotidianamente nel lavoro appunto di coordinamento delle vostre team classe, quindi Nora, Cinzia e Maria Cristina, che ecco, le vedete qui in cam, che vi salutano, poi naturalmente interverranno anche loro. Quindi diamo tutti insieme un caloroso benvenuto ai numerosissimi partecipanti anche della sessione odierna. Eravate iscritti in quasi 200, siamo 160 attualmente connessi, quindi grazie ancora per la vostra partecipazione, sempre così numerosa. E senza perdere troppo tempo, e questo è l'ultimo webinar prima delle vacanze natalizie, quindi poi ci daremo anche sicuramente gli auguri, diamo inizio appunto alla esposizione, all'illustrazione dei contenuti della lezione 2. La lezione 2, che adesso vedremo insieme, permette a tutti di entrare un po' più nel vivo del progetto Scuola di Open Coesione, dei suoi contenuti principali e anche degli strumenti, delle tecniche di elaborazione di prodotti, di giornalismo digitale. Vedremo qui insieme, vedete insieme nelle slide come si dipanerà appunto la nostra illustrazione odierna. Parleremo ovviamente, ribadiamo il calendario, le scadenze, affronteremo anche quali sono appunto, gli strumenti di comunicazione alla fine, insomma, i nostri canali di comunicazione, entreremo appunto nel vivo della spiegazione circa i contenuti didattici, obiettivi, contenuti, la scaletta, i compiti a casa che dovrete assegnare ai vostri studenti e come prepararsi appunto al meglio per realizzare in maniera efficace la lezione 2. E poi andremo a vedere appunto che cosa dovranno fare nello specifico i docenti, un accenno alle procedure di valutazione delle ricerche di questa edizione di Scuola di Open Coesione e naturalmente un altro accenno a quelle che sono appunto le caratteristiche che permettono di ottenere crediti formativi per i docenti e per i referenti delle reti territoriali. Quindi andiamo a iniziare adesso appunto sull'organizzazione della didattica. Siamo arrivati allo step 2. Non siamo ancora a metà del guado, ma ci stiamo avvicinando. Lo step 2 segue, come ben sapete, lo step 1, che riguardava appunto il disegno della ricerca, la progettazione della ricerca e, come dire, l'ingresso nel mondo delle politiche di coesione, della conoscenza del funzionamento delle politiche di coesione, di come funzionano appunto le politiche pubbliche, i fondi pubblici e che cosa finanziano sui nostri territori. Quindi adesso è arrivato il momento di analizzare dati e informazioni che sono stati raccolti nella prima lezione. Non solo analizzare, naturalmente, a continuare ad esplorare, continuare a raccogliere informazioni, ma sistematizzarle meglio, analizzare i dati in nostro possesso e provare anche a visualizzarli, cioè a renderli in modo comunicativo, quindi a cercare di creare dei prodotti, nello specifico andremo a vedere un articolo di data journalism, di giornalismo di precisione, con l'ausilio di grafici e infografiche che aiutino a spiegare meglio, in maniera più efficace e disseminare meglio i risultati delle informazioni raccolte fino ad oggi. Ogni step, voi sapete, questa è una slide che facciamo vedere in ogni webinar, è costituito da tre momenti di sviluppo: quello di oggi, quello odierno, che è quello del webinar, appunto, che è il momento appunto, che fa partire le lancette per l'avvio della lezione, in questo caso lezione 2, dove noi appunto del team ASO che illustriamo a voi, docenti, voi referenti delle reti territoriali e associazioni amici di ASOC, i contenuti didattici e quello che appunto voi andrete a trasferire poi ai vostri studenti. L'altro momento riguarda l'organizzazione da parte in particolare dei docenti delle lezioni in classe, a seconda appunto delle modalità che voi vorrete scegliere a questo scopo, per presentare questi contenuti e per far iniziare a lavorare su questi contenuti i vostri studenti. Quindi il terzo step è naturalmente il terzo momento, diciamo, è quello dell'avanzamento. Cioè, una volta
avviata la lezione con gli studenti, li si supporta, li si coordina per arrivare alla fine alla realizzazione, quindi la delivery, la consegna del report finale di lezione, in questo caso di lezione 2, secondo le modalità che noi andremo a illustrare più avanti. Qui facciamo vedere ancora una volta il calendario delle attività didattiche. Siamo oggi 15 dicembre, quindi che segna inizio della lezione 2, la cui scadenza per la consegna del report di lezione 2 è fissata, come già vi era stato anticipato, per martedì 7 febbraio. Quindi c'è molto tempo, naturalmente noi abbiamo incluso in questo tempo una pausa riguardante appunto le festività natalizie, però c'è molto tempo, quindi più di un mese, per realizzare questo report di lezione 2. E come vedete poi naturalmente le date successive sono confermate rispetto a quello che noi avevamo indicato all'inizio del percorso didattico. A proposito di didattica, appunto, quali sono gli obiettivi? Qual è il punto di partenza della lezione 2? Il punto di partenza è esattamente il punto di arrivo della lezione 1, cioè quello che voi siete riusciti a realizzare in lezione 1 adesso vi tornerà utile, cioè partite da quello che era il dossier di ricerca, quel insieme di documenti, di dati, di informazioni raccolte, ci auguriamo in modo sistematico e anche in modo condiviso attraverso cartelle in condivisione, in formato digitale. Partite da lì, da quel dossier che vi consigliamo di mantenere sempre vivo, sempre aggiornato, quindi step by step, anche da qui in poi, ovviamente, per andare a vedere quali sono i dati e le informazioni raccolte, eventualmente raccoglierne ulteriori, secondo ulteriori indicazioni che daremo nelle pillole di lezione 2, per raffinare i dati. Raffinare i dati, poi nelle pillole ho spiegato cosa significa, vuol dire pulire i dati da eventuali anomalie, outliers si chiamano in gergo tecnico, cioè delle anomalie che possono inficiare un po' la buona lettura dei dati e poi saperli analizzare al meglio, saperli visualizzare e raccontare in forma giornalistica. Questo attraverso l'ausilio di strumenti e tecniche che sono a disposizione appunto della lezione 2, nei vari step di lezione 2. Ecco che quindi questo sarà il compito, diciamo, che sarà dato appunto agli studenti: esplorare e raffinare i dati raccolti, analizzarli, visualizzarli sotto forma di una parte di articoli di data journalism che avrà una parte testuale, ovviamente, come ogni buon articolo giornalistico, e una parte grafica di infografica, e poi raccogliere, questo è l'altro elemento con cui accennavamo prima, non ci si ferma, quindi qui si continua a raccogliere dati e informazioni attraverso magari ulteriori metodi di ricerca, in questo caso metodi di ricerca sul campo. Oltre a continuare a raccogliere dati secondari, vi ricordate la lezione 1, cioè dati che derivano da fonti istituzionali sempre, ma fonti terze, cioè non dati prodotti direttamente da noi. Adesso però la sfida è quella di provare a raccogliere anche dati di tipo primario, cioè attraverso interviste, questionari a target mirati, che possono essere la stessa comunità, popolazione studentesca della vostra scuola, esperti di riferimento, amministratori locali, eccetera, per aggiungere incrementare come dire, il patrimonio di dati a vostra disposizione sul progetto che state monitorando. Ricordiamo il progetto, ovviamente, che voi, tutti voi, avete scelto con i vostri ragazzi a partire dal portale Open Coesione, portale unico di trasparenza amministrativa sulle politiche di coesione in Italia. E avete adottato quindi il vostro progetto da monitorare, un progetto che farà sicuramente riferimento ai territori nei quali voi conducete appunto le vostre attività con i vostri studenti, e adesso quindi cercherete appunto di andare più a fondo sulle informazioni riguardanti il progetto che avete selezionato. Quindi avete scelto dati scaricati da Open Coesione per il vostro progetto, avete raccolto eventualmente altri dati da altre fonti di tipo istituzionale, possibilmente dati in formato aperto, quindi open data, da altre pubbliche amministrazioni, quindi fonti pubbliche, quindi attendibili, quindi fonti di qualità, e eventualmente anche altri dati e informazioni che possono anche non essere di tipo pubblico, che quindi andrebbero ulteriormente verificate. Mi riferisco in particolare alle fonti di tipo giornalistico, che naturalmente sono buone fonti, ovviamente, per cercare di conoscere meglio diverse informazioni, aspetti del progetto che state monitorando, ma che probabilmente in alcuni casi vanno ulteriormente verificate. Alla fine di ciò avrete costruito il vostro dossier per raccogliere meglio le informazioni trovate. Quindi consigliamo di utilizzare
se non l'avete già fatto, come abbiamo fatto vedere a proposito del dossier di ricerca, per esempio un foglio di calcolo, cioè una tabella dove inserire i dati e le informazioni e eventualmente anche linkare questi dati e informazioni alle fonti principalmente web che avete raccolto. Si tratta in questa lezione 2 anche di iniziare a dare un, il, di, quindi di lavorare sulla veste del contesto della ricerca di monitoraggio civico che state conducendo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando voi parlate di un progetto, quando voi state monitorando un progetto che per esempio ha a che fare con il tema dell'energia o il tema dell'inclusione sociale o il tema dell'occupazione o anche quello dell'ambiente, della cultura o del turismo, che sono tra i temi d'elezione delle politiche di coesione in Italia e in Europa, sarà utile anche capire e iniziare a conoscere, a sapere come si rintracciano e si raccolgono anche i dati di contesto sul tema di riferimento. Facevamo un esempio anche nel webinar precedente, lo facciamo anche oggi. Chi per esempio sceglie un progetto, facciamo un esempio più semplice sulla raccolta differenziata, per esempio, che è un progetto riguardante appunto il tema ambiente, vorrà saperne qualcosa di più magari su non soltanto il progetto in sé, cioè cosa il progetto che state monitorando sta facendo in termini appunto di implementazione dei servizi di raccolta differenziata sul proprio territorio, ma magari anche dati di contesto sulla propria provincia, sulla propria regione, che ci parlano, ci raccontano di come appunto avviene la raccolta differenziata, non soltanto nel vostro territorio, ma anche su territori limitrofi, per iniziare a capire anche come paragonare, come confrontare i dati. E questo naturalmente aggiunge elementi di conoscenza e di valore all'articolo di data journalism che si andrà a comporre. Per questo ci tornano utili alcune pillole didattiche che noi mettiamo a disposizione grazie alla preziosissima collaborazione dei referenti di Istat, e naturalmente dei referenti territoriali che supportano le scuole in questo percorso, che ci spiegano che cosa sono gli indicatori. Gli indici e gli indicatori sulle politiche di sviluppo, in particolare applicate a quelli che sono i progetti che si possono riscontrare sopra in coesione. Andrete a vedere anche come consultare i dati del portale Noi Italia, di tipo statistico, demografico, eccetera, i dati sul benessere ecosolidale, BES, e altri tipi di report che sono messi a disposizione da Istat. I dati che andate a trovare durante le ricerche in questa lezione 2, a partire da oggi, dovranno essere quindi raffinati, vuol dire organizzati, ripuliti, appunto eliminate tutte le anomalie, le ripetizioni, i nomi che per esempio sono scritti in modo diverso. Trovate tutti questi esempi nelle pillole didattiche che sono appunto parte integrante della lezione 2. Andranno analizzati naturalmente i dati attraverso le varie metodologie previste dalle pillole appunto inserite nella lezione 2 e visualizzati attraverso strumenti e tecniche di quello che si chiama data visualization, data visualization, la visualizzazione dei dati, fondamentalmente. È molto più semplice di quanto possa sembrare, in particolare per i docenti delle scuole medie, ci saranno naturalmente delle semplificazioni che troverete nel percorso didattico, ma gli strumenti e le tecniche restano i medesimi che noi consigliamo perché sono davvero molto semplici nell'utilizzo e anche divertenti, ci viene da dire, perché comunque ci sono tante cose che si possono fare e tante, come dire, espedienti e tecniche che le ragazze e i ragazzi delle vostre istituti scolastici possono apprendere e possono diventare bagaglio per il proprio percorso, appunto, di studi, ma domani anche per quello professionale. E come si fa appunto a seguire le lezioni a seconda degli indirizzi a cui le vostre scuole, voi vi siete iscritti, noi ricordiamo che ci sono quattro indirizzi didattici in questa edizione di Scuole di Open Coesione, l'indirizzo ASOP, chiamiamolo così ordinario, per le scuole superiori in lingua italiana, l'indirizzo ASOC, sempre in lingua italiana, per le scuole medie, scuole superiori di primo grado, l'indirizzo ASOC in lingua inglese, che prevede appunto di seguire e consultare gli step in lingua inglese e realizzare anche i report in lingua inglese, con alcune eccezioni, naturalmente laddove
cioè si devono realizzare dei video e delle interviste, si possono naturalmente fare in italiano ed eventualmente poi sottotitolarle. E poi c'è un altro indirizzo che non è ancora partito, che partirà a gennaio, che è quello relativo alla ASOC European Territorial Cooperation, ETC, che riguarda appunto le scuole che hanno aderito per lavorare gemellate, scuole superiori di secondo grado, gemellate in coppia con scuole degli altri paesi, in particolare con scuole croate e scuole francesi. Giusto una nota informativa, siamo pronti per partire, attendiamo, stiamo ridefinendo gli ultimi dettagli, abbiamo ricevuto le selezioni delle scuole croate, stiamo attendendo appunto quelle francesi, ma si partirà entro breve, quindi a gennaio, e seguirà un po' dal punto di vista della tempistica, il percorso didattico sarà un po' differente, ma i contenuti saranno i medesimi di quelli che voi state fruendo in questo caso. La pagina di lezione 2 la andiamo a vedere subito, la vediamo insieme attraverso una navigazione guidata su cui sarò molto breve, sul portale ovviamente di A Scuola di Open Coesione, sul sito di A Scuola di Open Coesione che voi vedete qui. Naturalmente andate a scegliere, a selezionare nella menu in alto, nella parte della didattica, il menu a tendina, l'indirizzo a cui voi le vostre scuole si sono iscritte. Facciamo un esempio con le scuole superiori e qui trovate la lezione 1 che avete già effettuato e la lezione 2. Andando a cliccare su lezione 2 analizzare, trovate tutte le informazioni, le indicazioni per svolgere al meglio il percorso della lezione 2. Come sempre, come nella lezione 1, c'è una parte iniziale che descrive in maniera sintetica gli obiettivi e i risultati che ci si aspetta dalla lezione 1. Nel box a destra trovate informazioni riguardanti la scadenza, che è appunto il 7 febbraio, la scaletta. Cliccando sulla scaletta si scarica naturalmente il file in PDF della scaletta, andate a scaricare, a leggere, perché trovate ulteriori informazioni importanti su come realizzare, sulle tempistiche, cosa si prevede appunto per la lezione 2. Cosa più importante ancora, probabilmente, è il file degli homework, cioè dei compiti a casa, che descrivono le attività che i ragazzi sono chiamati a svolgere. Per arrivare poi a consegnare il report entro il 7 febbraio, il report di lezione 2. Nel file di homework trovate appunto informazioni dettagliate su qual è il tipo di output, cioè di report da realizzare, e anche suddiviso per ruoli, cioè noi vi indichiamo su chi dovrebbe fare cosa, nel senso le vostre classi hanno già tra al loro interno attribu sono già attribuite dei ruoli al loro interno, gli studenti, chi farà il project manager, chi la head of research, il blogger, il social media manager, eccetera, e ciascuno avrà un compito per lavorare in squadra, tenendo ben fermo lo stesso obiettivo, che è quello appunto di arrivare alla fine di lezione 2 realizzando un buon prodotto, è appunto il core, cioè l'elemento essenziale. L'output essenziale della lezione 2 sarà l'articolo di data journalism, lo ripetiamo, quindi formato da una parte testuale, una parte di infografiche e grafici. Adesso poi vedremo statiche o dinamiche, lo imparerete anche dalle pillole di lezione 2. E quindi trovate tutte le informazioni su come suddividersi in compiti. Le pillole didattiche sono quelle che vedete qui, cliccando su ogni step si aprirà ovviamente il relativo step con le slide in consultazione che si possono anche scaricare. La prima è di tipo informativo, è un ulteriore, diciamo così, tutorial per andare a entrare un po' più a fondo negli dati aperti, negli open data del portale Open Coesione. Il secondo step, e questa è un'altra particolarità della lezione 2, è importante perché noi nel progetto Scuola di Open Coesione negli anni abbiamo coinvolto diversi esperti. E che esperti mi verrebbe da dire? Cioè esperti a livello nazionale e anche internazionale delle tematiche di riferimento del progetto. In questo caso trovate due video interviste all'avvocato Ernesto Belisario. Ernesto Belisario è sono il principale esperto della normativa riguardante la trasparenza, gli open data e anche la privacy, eccetera. Trovate davvero informazioni molto interessanti, non soltanto per gli studenti, ma anche per voi docenti,
ci auguriamo appunto che possano essere di vostro gradimento. Ringraziamo ancora naturalmente gli esperti che contribuiscono anche con i loro preziosi interventi in forma di interviste al progetto Scuola di Open Coesione. Andando avanti troverete delle pillole che vi man mano vi introducono diciamo, alle tecniche di realizzazione, di analisi dei dati e anche di visualizzazione dei dati, a partire da quella pillola che riguarda appunto il raffinare i dati, e quindi molto semplicemente questa pillola illustrerà quali sono gli strumenti, banalmente fogli di calcolo e come utilizzarli al meglio. Parliamo di 3-4 comandi essenziali, non vi spaventate, per tenere conservati e raccolti al meglio i vostri dati. C'è poi un ulteriore, ce n'avevamo prima, intervento, un'ulteriore pillola riguardante un approfondimento su quelli che sono gli indici di indicatori statistici. E qui ringraziamo Istat e il suo esperto Matteo Mazziotta, che grazie appunto attraverso questa intervista spiega e illustra cosa sono. Come ci si interfaccia con gli indici e gli indicatori. Sono dei concetti che sono semplici, li vedrete poi seguendo questa pillola, ma estremamente importanti nella ricerca sociale, economica e sociale. Andando avanti, naturalmente, cioè, andremo a capire come si analizzano i dati, dopo averli raccolti, raffinati, dopo aver capito cosa sono gli indici, gli indicatori, andremo a vedere un po' come si analizzano i dati, ok? Quindi anche lì attraverso ulteriori suggerimenti di tecniche, di strumenti da utilizzare. Poi entriamo nella pillola di cui vi accennavo prima, a proposito dei dati primari, cioè i dati che possono essere prodotti direttamente da voi. Una volta che voi vi siete fatti la domanda di ricerca, volete capire che cosa volete sapere dal vostro progetto, quali sono i risultati che cercate di ottenere dalla vostra ricerca di monitoraggio civico, una volta aver raccolto già attraverso la lezione 1 i dati di base da Open Coesione e da altre fonti pubbliche e anche di tipo giornalistico, andrete magari a organizzarvi per impostare dei questionari, delle interviste, per cercare di capire meglio cosa succede appunto attorno e dentro il progetto che state monitorando. Andando avanti, l'altra pillola riguarda quella che è la visualizzazione dei dati. Qui trovate due, in realtà, due, due, un video, pillola e una slide con un ulteriore accenno, appunto, come dire, due accenni a come si utilizza al meglio Canva e Infogrames. Questa apre una parentesi importante. Noi consigliamo l'utilizzo di questi due strumenti, di questi due applicativi, che sono web, quindi liberamente fruibili dal web, per effettuare appunto queste, appunto, per creare grafici e infografiche. In particolare, Infogrames sarà utile per creare infografiche di tipo dinamico, cioè una volta inseriti i dati e le informazioni potrete andare a impostare i grafici che si muovono e che quindi cambiano a seconda delle informazioni che voi inserite, mentre Canva è più un ausilio per quanto riguarda le infografiche di tipo statico, cioè visualizzazioni, grafici, immagini, disegni, eccetera. Quindi questa è la parte, diciamo, che secondo noi è anche quella più stimolante e più divertente, perché una volta aver raccolto i dati, una volta aver delimitato l'ambito dei contenuti che si vuole descrivere nell'articolo di data journalism, allora sarà più facile, più semplice, anche divertente renderli in forma visiva, renderli più che altro in forma più comprensibile, perché voi sapete che quando si ha a che fare con dati, con informazioni, molto spesso c'è una barriera, no? Il lettore, lo spettatore si allontana un pochino quando sente parlare di dati, di informazioni, perché ha paura che ci sia qualcosa di troppo complicato, no? E quindi di difficile comprensione. Ma noi cerchiamo di fare quello che insegnano i grandi esperti, no? Che analizzano i dati complessi, ma che poi alla fine sono bravi e sono capaci a spiegarli e raccontarli nel modo più semplice possibile. Questo cerchiamo di farlo dandovi questi supporti di tipo, diciamo, di tipo tecnico, chiamiamoli così, tecnologico e multimediale, per, come dire, supportarci in questa spiegazione, in questa illustrazione. Trovate poi, andando avanti, una pillola divisa in due che ci racconta che cos'è il data journalism. Ora,
sarei un po' di parte, non mi voglio dilungare troppo, anzi, perché potrei parlare per ore, se, provenendo anch'io da questo ambiente professionale, andrete a scoprire appunto dalle pillole che cos'è il data journalism, cos'è il giornalismo di precisione, cosa significa fare giornalista dei dati e qual è la differenza tra il data journalism e un giornalista tradizionale. Le differenze sono sempre meno accentuate rispetto al passato, perché ormai le tecniche di racconto giornalistico si mischiano rispetto a quelle del data journalist, giornalista tradizionale. Quindi forse è anche più, come dire, familiare questo tipo di linguaggio rispetto a quello che poteva essere anni fa. Però ci sono delle informazioni molto importanti che, insomma, vi consigliamo di raccogliere, di fare proprie da queste pillole. C'è un excursus anche storico interessante su come è nato il data journalism, come si è sviluppato, che cosa significa fare il data journalist oggi. Cioè, significa fare giornalista essenzialmente con una maggiore approfondimento su dati e informazioni, e quindi con una maggiore attenzione a quelli che sono i dati e informazioni. Noi parliamo in questo caso principalmente open data, dati aperti e dati di tipo pubblico. È una via di mezzo tra quello che è, in un certo senso, il data journalism. Adesso ultimamente viene anche codificato come slow journalism, cioè giornalismo lento. Ci sono alcuni che ne hanno fatto una bandiera, cioè il giornalismo, voi sapete, no, nel suo mestiere è considerato come qualcosa di frenetico, veloce, no? Perché bisogna attaccare la notizia, stare dietro la notizia e arrivare prima degli altri. Lo slow journalist fa la stessa cosa del giornalista, diciamo che la missione, l'obiettivo è lo stesso, cioè raccontare secondo il principio di veridicità dei fatti, e di l'oggettività e la verità non esistono, ma la veridicità si può perseguire, cioè cercare di essere onesti con se stessi, con i propri lettori, però con qualcosa in più, quindi prendendosi magari un po' più di tempo per analizzare i dati e le informazioni e per cercare di spiegarle meglio, non soltanto con un supporto testuale, ma anche con un supporto di tipo visivo. A questo proposito vi anticipo che nei prossimi giorni, la settimana prossima, caricheremo un'ulteriore intervista a un altro esperto, in questo caso di slow journalism proprio, Alberto Pugliafito, un'intervista che stiamo finalizzando proprio oggi e domani, che appunto racconterà la sua esperienza di data journalist e di slow journalism, e arricchirà questo apparato, diciamo, di conoscenza sul tema, così, così nuovo, diciamo così, così sempre più rilevante nel mondo dell'informazione, nel mondo dei mass media. E al termine di questo percorso, noi proponiamo un'esercitazione in classe, che però consideriamo facoltativa, nel senso che in questa esercitazione sarebbe prevista, come dire, il coinvolgimento, la partecipazione di un esperto esterno o anche interno alla scuola, magari, ma esterno dal proprio team classe. Può essere un altro docente di un'altra materia che magari viene a darvi ulteriori nozioni, informazioni sull'informatica, sulla statistica, sulla visualizzazione di dati, eccetera, e vi diamo un po' dei consigli su come appunto effettuare questa ulteriore esercitazione, che è più che altro un supporto che noi insomma, vi consigliamo di attivare per quanto riguarda la lezione 2. Questo è un po' la panoramica della lezione 2, quella che appunto vi aspetta da oggi in poi, diciamo, dai prossimi giorni. Tornando adesso alle nostre slide, sempre se il PC mi accompagna, ecco qua. L'ultima considerazione che volevo farvi, per chiudere la parte dell'esposizione, illustrazione della didattica, è che, come avevo già anticipato prima, alcuni output, in particolare quelli che prevedono interviste e interazioni con interlocutori locali, possono essere realizzati anche in italiano. Facciamo riferimento in particolare ad ASOC in lingua inglese. Chi segue il percorso ASOC in lingua inglese vedrà queste pillole appunto in lingua inglese, però naturalmente in alcuni casi può lavorare nella madrelingua. E con questo io lascerei la parola a Cinzia perché vi illustrerà appunto più nello specifico quali sono appunto i compiti e le prerogative dei docenti per realizzare al meglio la lezione 2.
2. A te, Cinzia, grazie. Grazie Gianmarco, io quindi ti sto rubando lo schermo, non so se mi puoi fare un cenno, se mi vedete, vedete il Sì, mio schermo. me l'hai rubato. Te l'ho effettivamente rubato, perfetto. Allora, grazie, intanto benvenuti e benvenute a tutti. Prima di fare un attimo un affondo quindi su quello che sarà il ruolo dei protagonisti di questo progetto e quindi anche di questa fase 2 del progetto, cioè i docenti e le docenti, volevo anche aggiungere rispetto a quello che ha detto Gianmarco che ASOC per le scuole medie ovviamente è un percorso un po' più semplificato, come ormai avrete insomma imparato a capire, e quindi tutti i vari step, le pillole presenti nel percorso per le scuole superiori, quello che sarebbe diciamo l'ASOC standard, è quello diciamo più ricco di pillole, di contenuti. Per le medie è un po' più semplificato, anche per il percorso in inglese sono poche pillole in meno, ma ovviamente nel caso in cui voleste approfondire anche voi, dedicare un po' di attenzione anche a queste pillole, come ad esempio l'intervista all'avvocato Belisario, potete ovviamente consultarle direttamente dalla pagina delle superiori. Iniziamo però prima ancora di addentrarci quindi nel report di lezione 2, facciamo un piccolo passo indietro e diciamo a che punto siamo con le consegne del report di lezione 1. State consegnando e questo vi vediamo lavorare molto e per ora anche bene. E diciamo che al momento, come vedete, sono pochi i report consegnati. Questo è un dato che abbiamo aggiornato stamattina, ma è già sicuramente cresciuto e cambiato nel corso del pomeriggio. Ricordate che la vostra scadenza è al 20 dicembre, quindi comunque avete ancora dei giorni di tempo per lavorare. Se avete delle difficoltà, delle criticità, avete bisogno di suggerimenti, ovviamente ci scrivete oppure chiedete un supporto, un aiuto alle vostre reti territoriali, e, insomma, si può ovviamente veniamo incontro a qualunque tipo di esigenza, anche se ci fossero delle difficoltà serie, possiamo anche capire insieme se è il caso di concedere proroghe, anche se appunto l'impegno, ed è proprio una delle caratteristiche del progetto ASOC, ed è una delle, come dire, delle competenze che vorremmo si trasferissero agli studenti, è proprio quello di essere puntuali con le scadenze, perché poi ovviamente nel mondo lavorativo, come tutti sapete anche meglio di noi, è importante anche rispettare le scadenze dei lavori. Ovviamente è sempre possibile consegnare i report, quindi anche dopo la scadenza del 20, voi non avrete una sorta di blocco per la pubblicazione degli output. Potrete comunque continuare a caricarli e a pubblicarli. Non ci sono, diciamo, penalità particolari per i team nel momento in cui si consegna in ritardo, ma solo, ahi noi, per i docenti, referenti di supporto, nel senso che non sono riconosciuti, quei crediti, i famosi 3 crediti e mezzo per la consegna puntuale dei report di lezione, quindi diciamo che in caso è solo quello. Però siamo al primo report, quindi in caso c'è tempo poi per recuperare. Due cose importantissime che vogliamo ricordarvi sempre a proposito del report 1 a cui state lavorando. Qui abbiamo riportato degli esempi accedendo alla sezione blog e ricerche del sito ASOC, perché possono già, ormai si stanno pubblicando, sono visibili gli output che state pubblicando. Quindi siamo andati a controllare, ovviamente perché verifichiamo che sia tutto a posto. E una cosa importantissima, per vari motivi, anche semplicemente per un motivo, come dire, di identità, per darvi un'identità, è importante che voi vi diate anche un nome team. In realtà spesso ci si dimentica semplicemente di fare questo passaggio, perché magari avete caricato il logo, nel logo avete il vostro nome, ma poi ci si dimentica di andare a cambiarlo anche sulla propria pagina blog e sostituirlo al nome che viene in automatico dalla vostra candidatura, che è quello dell'istituto scolastico. Quindi guardate un esempio, qui ad esempio il team dell'ISIS Rita Levi Montalcini ha cambiato il nome, lo vedete sia nel logo caricato che anche appunto nella stringa accanto, e invece il team Corridoni Campana, come vedete, ha il proprio logo, però non ha ancora cambiato il nome. Questa è una cosa importante, ripeto, quindi vi invitiamo a farlo e la procedura è sempre la stessa ed è molto semplice. In pratica bisogna accedere al sito ASOC con le credenziali del team,
cliccare su questa voce modifica pagina team ed è praticamente lo spazio in cui voi avete già caricato appunto magari il logo, la foto di gruppo. Anche questo è un elemento importante perché ricordate che questo è il blog del team, è il blog della classe, quindi è importante che comunichi appunto proprio anche l'identità e la creatività del team, perché poi devo dire che noi ogni anno vediamo dei nomi, ci divertiamo anche a vedere i nomi che i team appunto si danno, sono spesso dei nomi molto originali, molto creativi, quindi anche un po' la parte più divertente per i ragazzi. Quindi è importante completare anche questi spazi. E poi l'altra cosa, sempre a proposito del report 1 che state consegnando, questa anche è una cosa importantissima. Fate attenzione quando compilate l'output di lezione 1, l'output 1, quello praticamente che è il più semplice, perché è quello in cui dovrete prendere i dati dalla scheda progetto di Open Coesione e inserirli negli appositi spazi dell'output 1. Però spesso anche qui, semplicemente per distrazione, si compiono degli errori di copia e incolla, perché ad esempio il CUP abbiamo notato che alcuni riportano la stringa compresa anche della parola CUP. In realtà è importante riportare solo la stringa, solo la parte del codice alfanumerico, quindi del CUP, cioè il codice che identifica il codice fiscale, diciamo, che identifica il progetto. Stessa cosa per i campi evidenziati natura e tema, perché dovete inserire solo la prima riga. Quindi dove c'è natura, in questo caso ad esempio riportato infrastrutture e va riportato solo infrastrutture, non anche nuova realizzazione. Quindi la seconda riga non importa che la inseriate. Lo stesso anche per il campo tema, sempre solo la prima riga, quindi reti e servizi digitali, e riportarla per intero. Faccio un altro esempio, ci sono dei team che stanno monitorando un progetto a tema cultura e turismo e magari qualcuno ha riportato nello spazio dedicato al tema solo cultura, invece deve essere cultura e turismo. Vi chiediamo di fare molta attenzione su questo perché a parte sono appunto i dati presi dalla scheda di progetto Open Coesione, quindi devono essere, diciamo, fedeli a quello che avete appunto trovato, quello che è già pubblicato sulla piattaforma governativa, ma anche perché sono dei dati molto utili anche per noi per fare poi delle elaborazioni finali su appunto la natura e i temi dei progetti che monitorate a fine anno, quindi noi solitamente facciamo delle elaborazioni, quindi massima, diciamo, importanza, massima cura. Per chi avesse magari sbagliato, sappiate che comunque stiamo anche correggendo noi, perché insomma non ci costa nulla, però ecco, per ora sono solo 20 report, quando saranno magari 200 potremo fare difficoltà. Ma adesso diciamo che possiamo entrare invece nel vivo, nell'operatività della lezione 2. Quindi ritorniamo al ruolo che hanno i docenti in questa fase. Innanzitutto dovete fissare, come avete fatto per la lezione 1, una data in cui tenere con i vostri studenti e le vostre studentesse la lezione 2. Bisogna ovviamente studiare i contenuti in anticipo, comunque magari iniziare a dare un'occhiata, e sono i contenuti che vi ha fatto vedere Gianmarco, quindi ognuno va a vederli, a studiarli seguendo il proprio indirizzo, quindi ASOC medie, ASOC superiori, ASOC inglese, eccetera. Organizzare la lezione che si deve condurre, ovviamente organizzare nel senso di appunto preparare, seconda della durata, i contenuti e capire quali sono i contenuti più importanti da trasferire agli studenti e alle studentesse, e al termine della lezione ovviamente poi lì entrano in gioco appunto i ragazzi e le ragazze del team, quindi bisogna assegnare i famosi homework, i famosi compiti a casa. Prima della lezione potreste anche, questo anche lo ne parlava Gianmarco, potete anche organizzare online, quindi in modalità a distanza o anche in classe, appunto, ora che per fortuna si può ricominciare a lavorare anche in presenza, un intervento in classe con un esperto.
In realtà non è solo appunto un esperto, non immaginate che è una possibilità appunto che ha solo il team che usufruisce del supporto dei referenti Istat. È un esperto, come diceva Gianmarco, che può essere anche interno magari al vostro istituto, è semplicemente un esperto, dato i temi che stiamo trattando nella lezione 2, appunto di informatica, di statistica, di matematica. Quindi potrebbe essere un esperto interno al vostro istituto, oppure un esperto sul tema che avete scelto e a cui afferisce il vostro progetto, quindi il tema ambiente, il tema trasporti, e questi possono essere quindi degli esperti come amici di ASOC, gli stessi centri Europe Direct o centri di documentazione europea, oppure appunto degli esperti comunque su Open Data, le tematiche inerenti agli Open Data, la trasparenza amministrativa e il data journalism. Non è obbligatorio, è facoltativo, ma sicuramente è un elemento che può aiutare magari i ragazzi e le ragazze a fare un report e soprattutto un articolo di data journalism, diciamo, perfetto. All'esperto ovviamente dovrete spiegare cosa si farà in classe, qual è l'obiettivo di questo intervento, di questa lezione, e magari è importante anche inviare alla persona che terrà questa lezione i dati trovati, cioè quello che i ragazzi e le ragazze hanno trovato finora, tutte le informazioni, i dati di contesto raccolti sul progetto monitorato, che è praticamente quello che è il cuore del dossier di ricerca di cui vi parlava Gianmarco all'inizio. E quindi vi abbiamo detto quali possono essere gli esperti, quindi vado avanti. Durante la lezione in classe, ovviamente, il docente si occuperà di gestire l'esercitazione in modo che sia il più efficace possibile appunto l'intervento dell'esperto e che possa guidare, seguendo gli obiettivi prefissati, gli studenti e le studentesse nella scelta dei dati su cui poi effettuare le elaborazioni richieste dal report di lezione 2 e in particolare l'articolo di data journalism. Ovviamente coordinare in classe gli eventuali contributi per chi usufruisce del supporto delle reti, degli operatori e di CDE, degli amici di ASOC e dei referenti territoriali Istat, che in questa fase, come immaginate, sono importantissimi, fondamentali e possono essere davvero di grande aiuto nella elaborazione del report 2. E poi, appunto, dicevamo, assegnare alla fine i compiti a casa. Dopo la lezione, questi famosi compiti in casa, ovviamente, ma questo lo sapete meglio di noi perché fa parte del vostro lavoro, non i ragazzi e le ragazze devono comunque essere seguiti nella realizzazione degli homework, quindi consigliamo di prevedere dei momenti di confronto sull'avanzamento dei lavori che molto probabilmente assegnerete anche a seconda del ruolo ricoperto dagli studenti e dalle studentesse del team, o magari assegnerete gli homework secondo dei gruppi di studenti, e quindi ci saranno dei momenti di condivisione e di confronto appunto sull'avanzamento dei lavori di ciascun gruppo. Organizzare eventuali momenti di lavoro in gruppo, perché è importante che in un lavoro di team ogni parte, diciamo, ogni gruppo si confronti anche su quello che l'altro gruppo sta facendo, quindi è importante comunque sì lavorare in gruppi, ma poi anche confrontarsi nuovamente in team. Controllare il testo finale dei report realizzati, questo è importantissimo perché se pubblicate ovviamente dei report, degli output incompleti o magari con refusi e poi cercate di riaprirli, insomma, per correggere gli eventuali errori, dovete per forza poi inviarci una mail e chiedere a noi di farlo. Ovviamente non è un problema, però appunto è molto importante controllare, proprio perché vi ricordiamo che i vostri lavori sono pubblici, quindi sono visibili a tutti, vi ricordiamo di essere molto attenti, di controllare che i ragazzi abbiano completato correttamente gli output di lezione, e ricordiamo a tale proposito che c'è la possibilità di salvarli momentaneamente in bozze prima di pubblicarli. E poi nella didattica ordinaria, quindi per coloro che svolgono ASOC come educazione civica, usate appunto i contenuti di ASOC e, come dire, adattateli in base appunto alle vostre esigenze formative.
Quindi questo è lo schema, diciamo, sintetico per sintetizzare degli homework, cioè dei compiti a casa. Dopo la lezione analizzare e prima della successiva esplorare, gli studenti devono svolgere questi homework che sostanzialmente consistono in una fase di studio, in una fase di organizzazione e confronto e una fase di descrizione. Studiare praticamente è quello che farete prima voi di loro, cioè navigare sul sito di ASOC e studiare in dettaglio tutti i contenuti della pagina di lezione, quindi testi, schede, pillole, ricordando appunto che ognuno lo fa in base al proprio indirizzo ASOC, quindi inglese, medie, superiori. E, è importante ricordare che anche chi non ha tutti gli step nella propria pagina di lezione, come le scuole medie, possono comunque appunto tranquillamente accedere anche ai contenuti della lezione delle superiori. Quindi questo ve lo ricordiamo. Non è necessario, anche questa è una cosa che vogliamo ricordarvi, non è necessario accedere con le credenziali, quindi fare accesso con le credenziali per visualizzare i contenuti delle lezioni, perché sono appunto in modalità aperta, accessibile a tutti, quindi non è necessario ogni volta ripetere l'accesso, così evitiamo magari che i ragazzi accedano tutti contemporaneamente con le credenziali team e che possano fare confusione. Entro il 7 febbraio, che è la scadenza, ricordiamo, per la consegna del report 2, quindi bisogna studiare le pillole didattiche, svolgere la lezione in classe, svolgere una breve lezione, un incontro online o in presenza con un esperto, ricordiamo facoltativo. Chi ha il supporto del referente Istat può sicuramente coinvolgerlo come esperto per un confronto, ripetiamo anche a distanza, e poi realizzare quello che appunto è il vero output del report 2, cioè l'articolo di data journalism, accompagnato dalle infografiche che vi diceva Gianmarco. E questo in realtà ve l'avevo già detto, compilare quindi online il report di lezione 2 entro la scadenza del 7 febbraio, accedendo con le credenziali del team. Quindi la procedura è sempre la stessa di quella che state effettuando in questi giorni con il report di lezione 1. Avete il menu di servizio sulla sinistra, ripeto, sempre accedendo con le credenziali del team. Occorre cliccare sulla voce lezioni e report e iniziare poi a compilare le varie sezioni appunto del report, che può essere salvato in bozza e poi appunto quando si è proprio pronti, sicuri di aver scritto bene, senza refusi, report appunto completi, possono essere consegnati. E, vabbè, ecco appunto quello che vi dicevo prima, quindi questo sostanzialmente lo abbiamo già detto. E, infografica statica, infografica dinamica, questo lo accennava anche prima Gianmarco, e per la pubblicazione e la realizzazione dell'infografica statica noi consigliamo l'utilizzo dello strumento Canva, ma nello step comprendere i dati, visualizzare, quindi in questa pillola, trovate anche molti altri strumenti che potete utilizzare in alternativa a Canva. Noi consigliamo Canva anche perché è uno strumento che utilizziamo noi stessi, sappiamo che si presta molto bene e permette, diciamo, di essere molto creativi, però indubbiamente gli studenti e le studentesse ormai sono molto più creativi di noi, quindi appunto se preferiscono utilizzare altri strumenti possono farlo. Per l'infografica dinamica invece è importante che sia realizzata con il tool Infogram. E è importante perché Infogram è uno strumento che a parte funziona molto bene e poi è proprio una competenza importante saper utilizzare uno strumento del genere. Quindi in questo caso diciamo la scelta è obbligatoria. Ricordiamo che per le classi delle scuole secondarie di primo grado, quindi per le scuole medie, è richiesta solamente la realizzazione di un'infografica statica, non anche della dinamica, perché appunto è un elaborato diciamo un pochino più complesso. Questo è proprio lo schema ultimo, riassuntivo, e poi passo la parola alla collega Nora, degli homework. Quindi abbiamo detto che sono tre step, bisogna studiare, bisogna organizzare il lavoro per team, per gruppi e poi appunto in classe e descrivere.
Ricordiamo la deadline gigantesca con questo cubotto rosso che è il 7 febbraio, importante, dicevamo, rispettare le scadenze, e i risultati di questi compiti a casa saranno quindi quella della consegna, della pubblicazione del lavoro e quindi del report di lezione 2. Brevissimo avviso, diciamo, prima di passare la parola alla collega, è che ancora non vedete pubblicati gli output, le spiegazioni di lezione 2, ma li vedrete a brevissimo. Mi raccomando, leggete sempre anche le descrizioni, appunto, degli output. A te, Nora. Eccomi, adesso sono io che ho rubato lo schermo a te. Questi sono webinar in cui ci si ruba gli schermi a vicenda. Se non so se riesci a vederlo, Cinzia, se puoi darmi... Lo vedo, se lo metti a tutto schermo lo vedo. Adesso lo metto a tutto schermo se riesco. Ok, dovrebbe essere a tutto schermo se mi confermi. Perfetto. D'accordo, allora vi saluto anch'io. Prima ho fatto un breve saluto in inizio, ma adesso ci tengo comunque a salutarvi, ringraziarvi per essere sempre così numerosi e numerose ai nostri webinar e anche per tutto il lavoro che state facendo sia i docenti e le docenti con i vostri team, ma anche i referenti e le referenti delle reti che appunto sono sempre preziosissime per questo lavoro e per condurre le ricerche poi sul territorio. Io devo parlare di un aspetto di ASOC che a volte può creare delle incomprensioni, quindi noi ci teniamo sempre a parlarne a inizio del percorso. Lo avete trovato anche nel vademecum di progetto in fase di candidatura, perché parte della circolare che esce che pubblica il Ministero dell'istruzione, ed è la parte che riguarda la valutazione delle ricerche di monitoraggio che fate con i vostri team. Valutazione perché ASOC è un percorso didattico, è cittadinanza attiva e monitoraggio civico delle politiche di coesione, ma è anche un contest, è un contest perché ci sono dei premi che vengono messi a disposizione dai nostri partner di progetto e purtroppo non sono premi numerosi tanto quanto siete numerosi voi, perché se noi potessimo vi premieremmo tutti per il lavoro che fate e per l'impegno che ci mettete sempre, poi anche nell'appunto rispettare le scadenze, nel consegnare gli output di lezione. Purtroppo il fatto che i premi sono a numero limitato ci porta a dover fare una selezione appunto per l'assegnazione di questi. E negli anni abbiamo provato delle modalità diverse, coinvolgendo sempre persone esterne, costruendo delle commissioni di ricerca ad hoc, perché poi noi del team ASOC siamo veramente troppo coinvolti per valutarvi e per appunto assegnare delle valutazioni, dei voti, no? Seguendovi tutto l'anno e supportandovi e conoscendovi anche. Ci troveremo poi a voler dar 10 a tutti, perché no? Siamo troppo coinvolti, e quindi ogni anno cerchiamo il modo più oggettivo e anche più trasparente, insomma, essendo noi promotori della trasparenza, per questo processo di valutazione. E quindi l'anno scorso abbiamo già iniziato l'anno scorso dividendo la valutazione in diverse fasi, e quest'anno faremo la stessa cosa con delle piccole modifiche. È una cosa che dico soprattutto ai docenti che erano in ASOC anche l'anno precedente e quindi si sono trovati a ricevere durante lo svolgimento del percorso didattico dei feedback di valutazione degli output consegnati. Quest'anno non ci saranno questi feedback in itinere, perché
abbiamo visto e anche confrontandoci con voi ci siamo accorti che purtroppo le tempistiche sono troppo strette e non si riusciva a dare dei feedback per tempo, richiedendo anche un enorme lavoro ai nostri valutatori, alle nostre valutatrici che comunque si impegnavano di report in report a valutare e appunto restituire questi feedback per i docenti. Quest'anno il percorso di valutazione è sempre diviso in tre fasi, come lo è stato l'anno precedente, però ci sono delle piccole variazioni, che appunto, ripeto, avete già trovato nel vademecum di progetto, che adesso vi riassumo brevemente e che con l'inizio del nuovo anno, insomma, a partire da gennaio, troverete in forma anche più dettagliata sul nostro sito. Per riuscire ad arrivare in tempo con la fine dell'anno e per appunto l'organizzazione poi dei premi degli ASOC Awards, del nostro evento finale, abbiamo deciso di anticipare la prima fase di valutazione alla fine di lezione 3. Quindi una commissione che sarà sempre una commissione esterna, ripeto, non siamo noi del team ASOC a valutare, una commissione che comunque sono sempre commissioni che noi costruiamo coinvolgendo esperti ed esperte di tutti questi argomenti che affrontiamo, come il data journalism, come la statistica, la comunicazione, analisi e visualizzazione dei dati. Costruiamo appunto questa commissione che a fine di lezione 3 analizzerà per tutti i team di tutti gli indirizzi, sia superiori, sia medie, sia inglese, valuterà i report di lezione 2 e lezione 3. Quindi nello specifico valuterà l'articolo di data journalism con le grafiche, con le infografiche, scusate, correlate e il report di monitoraggio di lezione 3. Questo verrà fatto mentre voi team starete svolgendo la lezione 4. Così a termine della lezione 4 avremo terminato la prima fase di valutazione e senza che nessuno lo sappia in anticipo, noi del team ASOC compresi, arriveremo alla fine della lezione 4 sapendo quali sono quei team che per ogni indirizzo sono stati valutati positivamente dalla commissione per accedere alla seconda fase di valutazione. Durante la seconda fase di valutazione, una nuova commissione, quindi nomineremo una commissione differente dalla precedente, valuterà unicamente per questi team finalisti il report di lezione 4. Adesso io immagino che molti di voi penseranno che chi non arriva chi non accede alla seconda fase non avrà il report di lezione 4 valutato, è vero, però purtroppo non riusciamo a fare altrimenti perché questo ci permette di avere i risultati finali a maggio e poter così costruire il nostro evento finale e assegnare i premi che sono in palio entro la fine dell'anno scolastico. Allora, ricapitolando, lezione 2 e lezione 3, prima fase di valutazione. Dalla prima fase di valutazione escono le prime classifiche che potete andarvelo a vedere anche nel vademecum di progetto, trovate proprio i numeri per ogni classifica. Avremo una classifica per le ASOC delle scuole medie, una classifica per ASOC in lingua inglese e per ASOC superiori, che è l'indirizzo in cui comunque sono coinvolte più il maggior numero di team, parliamo ad oggi di 120 team che fanno ASOC superiori, avremo classifiche regionali e interregionali a seconda della numerosità per ogni territorio dei team che vi hanno preso parte. Nella fase 2 queste classifiche definiranno appunto i finalisti che vengono valutati per il solo report 4 da una nuova commissione di valutazione. E con questa seconda fase di valutazione andremo a vedere chi è il team vincitore di ASOC in lingua inglese, che vi ricordo vince il premio Europa e quindi volerà a Bruxelles nel mese di giugno. E per questo per noi è fondamentale avere il nominativo di questo team almeno un mese prima, in modo da poter organizzare il viaggio. Avremo anche
il team vincitore di ASOC Medie, che come avrete visto, insomma, mi rivolgo soprattutto ai docenti delle scuole medie, ha a disposizione un'esperienza laboratoriale messa a disposizione appunto dai nostri partner. E per quanto riguarda il percorso di ASOC superiori, verranno definiti i quattro team finalisti che parteciperanno tra fine maggio e inizio giugno agli ASOC Awards, un evento che dura una mattinata in cui i quattro team si confronteranno tra di loro, sia portando le loro ricerche di monitoraggio, sia partecipando a dei giochi che organizzeremo noi, e al termine dei quali verranno distribuiti i quattro premi messi in palio dai nostri partner. Non ci è vincitore, siamo tutti e tutte vincitori. Io vi prego veramente tanto di far passare questo messaggio alle vostre studenti, alle vostre studentesse, ai vostri studenti, perché vince chi fa il monitoraggio sempre. E non, purtroppo la valutazione c'è sempre. Voi anche siete professori e professoresse a scuola, lo sapete che non è mai facile valutare. Noi abbiamo questi premi che siamo felicissimi di dare, purtroppo dobbiamo definire un metodo per darli. Poi, vi ripeto, a gennaio pubblicheremo delle linee di valutazione più dettagliate. Per ogni dubbio ci potete contattare ai nostri canali di comunicazione, che poi vedremo assieme. Quello che ripeto è che facciamo sempre il possibile per creare dei sistemi di valutazione il più oggettivi e trasparenti possibili. Vado avanti. Faccio un breve riepilogo di quanto in realtà abbiamo già detto nel webinar precedente rispetto alla formazione docenti. Il 30 novembre sono chiuse su Sofia le iscrizioni per i docenti di ruolo per ottenere i crediti. Abbiamo visto che vi siete iscritti in parecchi, sia alla formazione base, sia alla formazione offerta in partenariato con Istat del corso Cultura Statistica più. Vi ricordo che chi non si è iscritto, o perché non ha fatto in tempo, o perché non è docente di ruolo, riceverà comunque l'attestato di partecipazione che produrremo noi del team ASOC, che potrà essere poi caricato, che potrà essere poi utilizzato nella parte altre attività, sempre della piattaforma Sofia. Lo stesso vale anche per i referenti delle reti territoriali che non sono iscritte a Sofia, ma che comunque ricevono l'attestato di partecipazione. Quello che è importante è che seguiate almeno quattro webinar sui sei previsti in modalità sincrona. Quindi, come stiamo facendo adesso, è importante che siate presenti e non che vi guardiate poi le registrazioni che, come sempre, noi pubblichiamo, ma che non sono sufficienti per appunto ottenere la partecipazione. E poi per i docenti è importante che consegnate gli output in tempo seguendo le scadenze che noi vi indichiamo. Questo è il link al calendario didattico dove trovate tutte le scadenze degli step e dove trovate anche gli appuntamenti per i prossimi webinar, sia i nostri webinar del percorso base di A Scuola di Open Coesione, sia i webinar del corso Cultura Statistica più. E questo è il solito link ai vademecum che trovate nella vostra pagina di formazione, cioè nella pagina del sito dedicata a voi docenti sui vostri percorsi di formazione. Trovate sia il vademecum per il percorso base, sia il vademecum per cultura statistica più. Concludo con la solita, chiamiamola carrellata, dei nostri contatti. Avete la mail che, come sapete, è il canale principale anche e soprattutto quando ci dovete chiedere, ad esempio, di resettare la password. Per noi è molto importante ricevere queste comunicazioni via mail, perché dalla mail poi ci è più semplice agire dal back-end del sito. Poi queste sono invece le indicazioni per quanto riguarda la comunicazione con le reti di supporto, che per chi le ha, sempre ricordiamo che sono facoltative, immagino abbiate già iniziato con la lezione 1, contattare direttamente sia i centri Europe Direct e di documentazione europea, sia i referenti degli amici di ASOC, sia infine gli esperti di Istat.
Continuiamo poi con i nostri soliti canali, il sito dove trovate tutte le informazioni, dove trovate le nostre news, appunto rispetto anche a quello che vi dicevo prima su valutazione e premi, preparatevi perché nei prossimi giorni uscirà, la notizia, una breve news che abbiamo costruito con i premi, offerti dai nostri partner per i team che hanno partecipato ad ASOP l'anno scorso e che sono stati erogati nei mesi di novembre e dicembre. Quindi collegatevi la settimana prossima al nostro sito, leggete la news, così vedete anche un po', soprattutto per chi è al primo anno, di cosa si tratta. Vi invitiamo sempre a iscrivervi alla newsletter che permette a noi di mandarvi comunicazioni dirette, ricordarvi appuntamenti e comunicarvi aggiornamenti importanti e poi la nostra pagina Facebook con il gruppo dove potete anche voi pubblicare i post che fate sulla vostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook del vostro team, li potete poi condividere sul gruppo ASOC Community. Il nostro profilo Instagram e no, scusate, il nostro profilo Twitter e a seguire il nostro profilo Instagram. Per chi ancora non l'avesse fatto, c'è anche il canale Telegram che ci permette di comunicare un po' più rapidamente rispetto alla newsletter e che potete anche poi silenziosizzare, quindi non vi suona sul cellulare, però vi arriva una breve notifica e soprattutto vi dà delle informazioni precise e puntuali sui prossimi step di ASOC. Il centralino che state iniziando ad utilizzare in molti e in molte, noi siamo contenti perché quest'anno è uno strumento nuovo che però ci sembrava molto utile anche perché negli anni passati molti di voi ce l'hanno chiesto un numero di telefono perché a volte certe cose si spiegano meglio a voce. Chiaramente, vabbè, adesso siamo in webinar, quindi quando ci sono i webinar non possiamo stare anche al centralino. Durante le festività natalizie il centralino sarà chiuso. Comunque c'è sempre un messaggio vocale che vi ricorda quali sono gli orari e quindi durante la pausa natalizia, se proprio doveste aver bisogno di noi, vi invitiamo ad utilizzare la mail. Nella pagina, per finire, questo lo trovate sul sito, nella pagina Scuola e Ricerche, potete iniziare a vedere i primi blog pubblicati perché quando inserite il codice di progetto, quando inserite il vostro progetto, l'output di lezione 1 che vi mostrava anche prima Cinzia, quindi quando inserite le informazioni prese dal portale di Open Coesione, il vostro blog compare nella sezione Scuola e Ricerche. Nella mappa interattiva troverete anche una piccola bandierina sul vostro territorio e il nome del vostro blog e della vostra scuola. Quindi potete anche, una volta che avete pubblicato tutto, potete fare questo esercizio con i vostri studenti e le vostre studentesse di collegarvi alla sezione Scuola e Ricerche del sito, aprire la mappa e vedere e cercarvi da lì, direttamente dalla mappa. Questo è l'appuntamento per il prossimo webinar, 9 febbraio, lezione 3, esplorare. Inizieremo a parlare della visita di monitoraggio e della costruzione del report di monitoraggio, ma per adesso vi ricordo la scadenza del 7 febbraio per la consegna dell'articolo di Data Journalism e delle infografiche. Gli output saranno disponibili dalla prossima settimana, i blocchetti degli output, come quelli che avete visto adesso per lezione 1, mi raccomando, per il momento chiudete lezione 1 e pubblicate entro il 20 dicembre. Avrei finito, lascio le slide in condivisione così non rischiamo di avere la pagina nera durante la registrazione e butto un attimo un occhio alle domande, chiedo anche ai miei colleghi e alle mie colleghe se ci sono delle cose da aggiungere. Ecco Criscia. Aspetta che Allora, ti vedo ma metto non ti sento. l'audio, eccomi, Eccoti. metto l'audio. Ma in realtà è stato risposto quasi a tutto. C'era una domanda che comunque. Allora, una cosa volevo ricordarla, prima che tutti quanti cominciate ad aprire i social, qualcuno ha già cominciato, qualcuno no. Abbiamo già notato, poi vi contatteremo, che qualcuno sta utilizzando il nome del, dell'account
della pagina Facebook o del canale Twitter con il nome Open Coesione oppure ASOC. Come è scritto anche nel vademecum, purtroppo sono parole che non potete usare. Quindi, se siete presenti in questo momento, che intanto saluto anche io tutti quanti, fra le docenti che hanno i team che hanno scelto di utilizzare questo nome, purtroppo va chiuso e va aperto con il nome del team, mi raccomando. In caso poi vi scriveremo noi più avanti, però non aspettate troppo, perché se magari ovviamente la pagina o le vostre pagine si riempiono, è un peccato chiuderlo e doverlo riaprire solo per questo motivo. In generale c'era una domanda della professoressa Pernisi che diceva, stavo aspettando un attimo a rispondere perché magari se ne parlava un po' insieme, dice i team che non entreranno nella classifica finale al termine della lezione 3 non si demotiveranno alla consegna del report 4, quello dell'elaborato creativo, gli studenti perderanno entusiasmo. Allora, nel senso che intanto voi dovete considerare questo percorso sempre come un percorso di crescita, quindi finalizzare il percorso di monitoraggio serve a tutti quanti, voi e ai ragazzi. Non dimentichiamo che ci sono anche le menzioni speciali, quindi ci sono i premi sempre attribuiti ovviamente a una classifica che è data per ogni percorso didattico, diciamo, però ci saranno alla fine sempre le menzioni speciali che possono essere, cambiano di anno in anno, potrebbero essere anche il migliore elaborato creativo, per esempio. E anche queste sono sempre propense ad avere ulteriori premi, magari partecipare anche agli ASOC Talk, che sono i dialoghi istituzionali, o comunque, insomma, altre cose. Quindi vedete sempre il percorso come mai qualcosa è definito perché sono uscite le classifiche, ecco. C'è sempre qualcosa in più che, insomma, noi cerchiamo di dare al meglio, poi bene o male la giuria che sceglierà poi anche le menzioni. Poi c'era una domanda che Sì, chiedeva. volevo, scusa, Criscia, vorrei anche aggiungere una cosa rispetto a questa giustissima osservazione della professoressa Pernisi, che in realtà ci abbiamo condiviso anche noi quest'estate quando abbiamo costruito questo modello di valutazione. In realtà i team non sapranno i risultati della prima fase di valutazione finché non sarà terminato l'intero percorso ASOC. Infatti, le classifiche regionali e le classifiche dei percorsi ASOC medie, e qui rispondo anche al volo a un docente che chiedeva, no, scusate, alla professoressa Falbo. La classifica delle medie è unica e nazionale perché siete appunto 30 scuole ed è un'unica classifica dalla quale poi verranno appunto definiti i team finalisti. Ma pu noi pubblicheremo come tutti gli anni queste prime classifiche il 9 maggio, che è il giorno della festa dell'Europa. Il 9 maggio il percorso, il report di lezione 4 sarà già stato consegnato. Perché lezione 4, adesso scusate, non ho come il calendario, ma è a fine Il 9 aprile. maggio loro avranno già Quindi, consegnato tutto. esatto, quindi gli studenti all'inizio di lezione 4, ma anche noi, perché noi riceviamo le graduatorie e le pubblichiamo, quindi neanche noi sapremo durante lezione 4 quali sono i team valutati, cioè co come sono stati valutati i team e soprattutto quali sono i team che accedono alla seconda fase e di cui saranno valutati l'elaborato creativo finale. E quindi anche noi abbiamo deciso di farlo in questo modo proprio perché ci siamo immaginati, ma se lo diciamo, se lo anticipiamo troppo, poi se uno vede che non è in finale, magari si demotiva, che un po' ci dispiace perché secondo noi la vera motivazione è il monitoraggio e appunto la partecipazione a questo percorso. Però abbiamo trovato appunto l'idea di pubblicarle, come abbiamo poi sempre fatto il 9 maggio, quindi in occasione della festa dell'Europa, quando ASOC sarà terminato e quindi quando tutti i team avranno già consegnato il report 4. E questo volevo aggiungere. Sì, no, infatti era una cosa importante perché appunto non. E poi ecco, diciamo anche chi chiedeva l'attestato, giustamente l'attestato verrà dato a tutti gli studenti che hanno ovviamente concluso il percorso didattico, quindi rimane comunque, cioè l'abbandono non farebbe bene a nessuno a prescindere. Poi il decidere ovviamente di andare avanti fino alla fine al meglio è anche un po' un incentivo che deve venire da voi professori. La professoressa Rosati ci sta chiedendo adesso se ci sono anche i premi regionali,
E questi di solito vengono attribuiti a termine del percorso, sì, ovviamente come voi sapete noi abbiamo delle regioni partner, non tutte, alcune, e sono ovviamente autonome, ogni anno possono cambiare, possono esserci, possono essere diversi e decideranno alla fine, lo sapremo tutti quanti alla fine quali saranno i premi che poi le regioni partner daranno ovviamente ai primi o al secondo o al terzo o a tutti. Quello sì, si scoprirà alla fine di solito. Non so se ho perso altre domande. Poi c'è una domanda della professoressa Marra e se chiede che il percorso, se il percorso legato alla Croazia è iniziato e non ha fatto la formazione. Non capisco cosa intende per formazione. Comunque, in generale, come No, dice. no. Sì, il Vai, vai. percorso non è iniziato, come dicevamo prima, inizierà a gennaio, quindi di conseguenza anche la formazione docenti inizierà in contemporanea con i webinar, perché non sono ancora partiti i webinar, quindi le lezioni. Quindi vi daremo comunicazione entro brevissimo, confidiamo entro prima di Natale, informazioni di dettaglio sull'avvio dei percorsi, percorso Italia-Croazia e Italia-Francia Marittimo. Comunque va benissimo se Ok. sta seguendo già professoressa Marra, perché a parte alcune immagino, insomma, poi la seguiranno molto di più Gianmarco, quel percorso, ma insomma i contenuti Mi bene o verrebbe da dire male. se si è iscritta in formazione a questi webinar, sono valevoli ovviamente per i crediti formativi, quelli che le ha già seguito ovviamente. Comunque poi faremo magari un controllo anche noi incrociato, vediamo un pochino i webinar che lei ha seguito oppure no, alla fine non si preoccupi comunque per la formazione, insomma. Però quando partirà proprio il percorso sarete tutti avvertiti, assolutamente sì. La professoressa Toccacieli ci chiede se è possibile fare le interviste di monitoraggio prima della fine del report 2. Sì, nel senso che siete assolutamente liberissimi, anzi. Prima vi organizzate, meglio è, nel senso che ovviamente siete autonomi anche in questo. Quando pronti, ovviamente inserirete, pubblicherete nei vostri social o dove volete le vostre interviste. Quindi assolutamente sì. Prima siete pronti, meglio è, anche per voi. Sì, ho perso, non ritrovo la domanda, ma c'era una docente che chiedeva dove si trova il calendario delle attività. Allora, io credo che vediate ancora il mio schermo, lo faccio vedere perché può essere utile per tutti. Se voi vi collegate al nostro sito di A Scuola di Open Coesione, andate giù nella parte in basso, si chiama appunto il footer, nella parte in basso trovate tutta una serie di link diretti, tra cui il calendario, il toolkit di comunicazione, la formazione docenti, le FAQ e poi vabbè anche il link a Open Coesione e alle precedenti edizioni. Guarda, visto Quindi che ci il sei, ma per calendario. cortesia, fagli vedere Sì. formazione docenti, proprio dove noi carichiamo poi, che spesso dove Aspetta, sono sì. le registrazioni dei webinar, a parte nel nostro canale YouTube, le trovate sempre. Informazione docenti, andando in basso, le trovate divise per i due percorsi, formazione base e cultura statistica. Se cliccate su formazione base, dove c'è il quadrotto esatto, quello azzurro, scopri le edizioni del corso di formazione base. Lì già da domani, per esempio, verranno pubblicate, e questo trovate anche lo storico, ovviamente, verranno pubblicate le slide e la registrazione di questo webinar, come nella nostra pagina YouTube, poi. Lo stesso per cultura statistica, il percorso è sempre lo stesso. Aspetta che ci arrivo, eccolo qua, cultura statistica. Perfetto. Quella è proprio la zona che interessa a voi, docenti, insomma. Ok. Allora, adesso non mi sembra. Allora, erano arrivate due, adesso ASOC in inglese deve inserire tutti i dati in lingua, intanto anche tema natura, vero? Oddio, questo non me lo ricordo se lo mettevano anche in lingua, anche sì, l'ho tradotto, sì, quindi sì. Cortesemente, se riuscite, se li inserite già in lingua per noi, prego. La professoressa Mattei ci chiede, il team è composto da più di 25 alunni, due classi. Perché il progetto ASOC rientra nel curriculum di educazione civica del consiglio di classe. Poi selezioneremo in corso d'opera soli 25 per il contest. Nella foto del team devono comparire solo 25, ma io direi che sarebbe carino far comparire tutti quelli che vogliono comparire nella foto del team intanto. Quindi chiedere ai ragazzi stessi
a chi fa piacere di comparire, insomma, sì, insomma, state tranquilli su questa cosa, fate una bella foto senza problemi, anche se siete più di 25. Prego. E riprendo un attimo sopra, la professoressa Fanizzi ci chiede informazioni sul dossier, se può essere implementato anche dopo il 20. Allora, il dossier di ricerca è uno strumento vostro, è uno strumento del team che cresce di step in step, di lezione in lezione, non è un output che viene pubblicato, è appunto, è un faldone, diciamolo in italiano, no? In cui man mano inserite tutte le informazioni e inserite tutti i vari documenti e gli step che fate. Prima, ad esempio, ho letto una domanda, una docente diceva: "Ah, ma gli output di lezione 1 allora non vengono valutati." Pensiamoci un attimo, sono tre gli output di lezione 1. Il primo è il progetto di Open Coesione, in cui, come ci ha mostrato prima Cinzia, copiamo dalla scheda progettuale del portale le informazioni come il CUP, il tema e le inseriamo nella scheda progetto che serve anche a georeferenziare il lavoro del team sulla nostra mappa. No, non è un lavoro da valutare. E poi ci sono altri due output, la descrizione della ricerca e il canvas di progettazione. Quelli sono dei lavori preliminari che servono ai team per svolgere al meglio sia l'articolo di data journalism, sia il report di monitoraggio, sia alla fine l'elaborato creativo. Quindi un canvas fatto bene è un canvas che ci permette di fare bene gli step successivi. E lo stesso una buona descrizione del progetto, una buona descrizione del team e di come si suddivide il team permette poi di fare al meglio il proprio lavoro. Quindi non vengono valutati direttamente, perché l'anno scorso abbiamo chiesto alla Commissione di valutare 13 output per 200 team ed è stato molto complicato riuscire a stare nei tempi perché è tanto lavoro. Quindi è vero, non vengono valutati direttamente, ma contribuiscono alla creazione di output per lezione 2 e lezione 3 di un certo valore. Quindi che non passi il messaggio, per favore, che gli output di lezione 1 possono essere fatti anche alla buona perché non vengono valutati, perché se non progettiamo bene il nostro lavoro di ricerca, l'intero percorso non sarà svolto bene. E poi Nora aggiungo che gli stessi giurati e commissari potrebbero anche aver necessità magari di dare un'occhiata al vostro report di lezione 1 proprio per i motivi di cui diceva Nora, perché magari anche loro hanno bisogno un attimo di contestualizzare, di fare un passo indietro e quindi andare a vedere come avete progettato la ricerca. E non rientra, appunto, non lo chiediamo, però sicuramente, secondo me, qualcuno, anche per la nostra esperienza, va a spulciare, comunque va a guardare anche quel report, quindi è importantissimo farlo, appunto, bene, come diceva Nora. Bene. Mi sa che Ovviamente. 16:27 diventiamo sempre più precisi e Oppure sono bravi. bravi professori che ci fanno poche domande. Comunque, ovviamente lo sapete, la nostra mail è sempre aperta, siamo sempre qui. Il nostro centralino, come ha detto Nora e vi ha ricordato, insomma, a parte i giorni di festa o le giornate del webinar, siamo lì. E grazie, grazie, buone feste. Aspettiamo il video. Magari possiamo rispondere all'ultimissima domanda che forse ci siamo persi, tanto è una cosa velocissima, la professoressa che ci chiedeva se si possono inviare foto e post su Instagram prima di consegnare il report della lezione 1, cioè in progress. Assolutamente sì, usate assolutamente i social proprio in questo senso, cioè al di là slegato, diciamo, dalla tempistica della consegna del report, voi documentate. Assolutamente, puntualmente tutti E i vostri taggateci di passi. modo che noi cioè, vediamo quello che ovviamente postate, se no non possiamo seguirvi. Soprattutto adesso che siete all'inizio, dobbiamo fare un po' il check e un Excel di tutti i vostri canali social. Quindi se non ci taggate, non vi conosciamo. No, professoressa Righi, Instagram o Facebook, il sito, che anche quello è ovviamente facoltativo. È un più se volete fare in inglese, sicuramente sì se scegliete il percorso in inglese, ma non siete obbligati, in quel senso no. Ringraziamo, esatto.
I complimenti fanno sempre piacere. Sì, grazie a voi. Grazie, grazie. Buone feste allora. Buone feste a tutti e Buone feste e mi raccomando, ricordatevi il 20 dicembre, entro il 20 dicembre, di consegnare gli output di lezione 1. noi siamo attivi ovviamente fino al 22-23 dicembre, quindi via email possiamo sentirci. Intanto vediamo tanti gli auguri, è così, a voce oggi. Quindi tanti auguri e buona continuazione. Grazie a tutti. Buon lavoro e buone feste. Buone feste.